È un 62enne di Ariano, il nono morto in Irpinia dall'inizio del mese. L'uomo, con patologie pregresse, è deceduto presso l'ospedale della cittadina del Tricolle, dove era ricoverato in area Covid. Oggi in Irpinia i positivi sono 662, il dato più basso da giovedì, che vede scendere l'incidenza al 17,9%. Non calano però i positivi in città, anche oggi ad Avellino si contano 112 casi Covid. L'emergenza è ufficialmente finita da alcuni giorni, ma tuttavia in Irpinia il virus non molla, anzi sembra correre più veloce rispetto al resto d'Italia. Un dato rispetto al quale il dottore Morrone dell'ASRA ieri ha chiarito: nella lettura della statistica della Fondazione GIMBE bisogna tener presente che il numero maggiore di positivi è legato all'elevato numero di tamponi che qui vengono effettuati rispetto al resto d'Italia. Avellino, infatti, nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile fa registrare la più alta incidenza di contagi ogni 100.000 abitanti. Ora i prossimi giorni sono attesi come il banco di prova. Nella settimana di Pasqua, come sempre in occasione delle festività, potrebbe verificarsi una risalita dei nuovi casi Covid. In base a quello che accadrà dopo Pasqua, si capirà con certezza se ci sarà una nuova ondata e di che tipo. Per il momento, secondo gli esperti, non ci sono segnali che fanno temere il peggio per le prossime settimane.